Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, con questa celebrazione diamo inizio alla Domenica. La Domenica, giorno del Signore, giorno della sua risurrezione, in memoria di quella sera, quel primo giorno dopo i sabati, quando Gesù, apparendo in mezzo ai Suoi, dice loro: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro che cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro cui non perdonerete non saranno perdonati». Cristo Signore risorto, rendiamo grazie a Dio. In excelsis Deo, gloria in excelsis Deo, e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Concedi, o Dio, ai tuoi figli la salute e la serenità dello spirito. Infondi nei cuori il disgusto per ogni forma di male e il desiderio ardente del bene. Fa che la nostra vita si adorni di opere giuste, meritando così di essere da te benedetta e sempre difesa dalla tua grazia. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi la parola del Sapiente. Lettura del libro del Siracide. Colui che vive in eterno
ha creato l'intero universo. Il Signore soltanto è riconosciuto giusto. A nessuno è possibile svelare le sue opere e chi può esplorare le sue grandezze? La potenza della sua maestà, chi potrà misurarla? Chi riuscirà a narrare le sue misericordie? Non c'è nulla da togliere e nulla da aggiungere. Non è possibile scoprire le meraviglie del Signore. Quando l'uomo ha finito, allora comincia. Quando si ferma, allora rimane perplesso. Che cos'è l'uomo? A che cosa può servire? Qual è il suo bene e qual è il suo male? Quanto al numero dei giorni dell'uomo, 100 anni sono già molti. Come una goccia d'acqua nel mare e un granello di sabbia, così questi pochi anni in un giorno dell'eternità. Per questo il Signore è paziente verso di loro e diffonde su di loro la sua misericordia. Vede e sa che la loro sorte è penosa, perciò abbonda nel perdono. La misericordia dell'uomo riguarda il suo prossimo, la misericordia del Signore ogni essere vivente. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore per sempre. Rendete grazie al Dio degli dèi, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori, perché il suo amore è per sempre. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore per sempre. Ha creato i cieli con sapienza, perché il suo amore è per sempre. Ha disteso la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre. Ha fatto le grandi luci, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore per sempre. Il sole per governare il giorno, perché il suo amore per sempre. La luna e le stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Benedicimi, Padre. La parola dell'Apostolo ci guidi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Guardate gli uccelli del cielo, dice il Signore. Non raccolgono né granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, il Signore Gesù ammaestrava le folle dicendo: io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vostro vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano, non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi,
gente di poca fede. Non preoccupatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Mi permetto di citare ancora una stupenda pagina di André Neher, un pensatore francese che ha unito la filosofia europea alla parola biblica di cui era maestro. Ha scritto questo grande autore, morto alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. La Bibbia ebraica non inizia con la prima lettera dell'alfabeto, Aleph, Alfa, ma con la seconda lettera, Bet, Beta. La parola è Bereshit, al principio. Con Genesi non è la storia che comincia, è la parusia, la manifestazione di una storia già matura che porta in sé i resti, forse i frantumi, ma anche i grandi germi stimolanti e soprattutto le realtà perdute dell'alfa anteriore. Così anche la fine, l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, il Tav, non è la fine di tutto, è la fine della storia umana. Nella concezione ebraica, la storia biblica rimane aperta sia per raggiungere l'Alef di Dio, sia per raggiungere il Tav di Dio. Alef non è l'inizio, ma l'anteriore. Il Tav non è la fine, ma l'apertura. E la grande affermazione della storia biblica è che il Tav non è la fine né il centro. La lettera ultima è invece la parola che segna, la lettera che segna l'inizio di ogni forma verbale del futuro nella seconda persona, maschile, femminile, singolare, plurale. Tutte queste forme iniziano con il Tav. Già, perché l'ultima lettera dell'alfabeto apre per volontà di Dio al tu di Dio con l'umanità. Il che significa, appunto, che come l'umanità non ha mai potuto vedere l'alfa, così l'umanità non vede di fatto il Tav, ne è coinvolta. Genesi ed Esodo
sono le due porte della storia. L'ingresso che resta libero per la contemplazione di quell'inizio che appartiene solo a Dio. L'uscita è la speranza verso la quale camminiamo. Genesi ed Esodo rimangono rischi infiniti ed eterni, come la vita e la morte. Questi Genesi ed Esodi dell'individuo e delle collettività in ogni momento di storia. Così questo scrittore e pensatore ebraico André Neher, che ci fa riflettere e dà anche motivo per cui oggi iniziamo con questa domenica e in tutte queste domeniche dopo la Pentecoste a contemplare l'itinerario della storia della salvezza, e cominciamo proprio al pensiero della creazione. Ci ha condotto in questa riflessione anzitutto Gesù ben Sira, forse anche sacerdote, senz'altro un sapiente che ha collaborato direttamente alla stesura finale del libro di Genesi, aggiungendo proprio quei primi capitoli che riguardano la creazione prima del diluvio della storia di Noè. E Gesù ben Sira ci fa fare in sintesi tutto il tragitto che noi dovremmo fare per contemplare questo Aleph di Dio invisibile. Colui che vive in eterno prima del tempo ha posto in essere l'intero universo. E la sua giustizia sta proprio nello svelare nelle sue creature la potenza della sua maestà, perfetto in tutto questo universo. E allora, in questo universo così perfetto, l'umanità che cos'è? A che cosa serve? In ebraico, unendo queste due lettere, la prima e l'ultima, l'Alef e il Tau, otteniamo anche questa parola, segno. Simbolo, diremmo meglio noi. L'uomo, l'umanità, è dentro l'universo di Dio la creatura capace di essere simbolo per interloquire con il Dio creatore o anche per deturparne l'opera, perché subito dopo, lo vedremo la prossima domenica, dopo aver cantato la bellezza di questo universo, comprendiamo che proprio l'umanità è la causa di una caducità che porta alla distruzione. Che bello l'universo nella sua perfezione. Che tragico guardare anche con i nostri occhi oggi quanto noi riusciamo a distruggere di questo universo. L'Apostolo Paolo, riferendosi a questa riflessione, dice che quanto noi stiamo vivendo in realtà come sofferenza, come limite, come caducità, non è il disegno di Dio,
è invece una schiavitù della corruzione che è stata messa nella creazione dall'avversario di Dio, quello che noi diciamo il male, l'opposizione, l'antidio, ma nel senso che è un progetto alternativo a quello di Dio. E noi però che viviamo insieme a tutta la creazione questa fatica di attendere il compimento, riusciamo anche a capire che con le primizie dello Spirito siamo in grado di trasformare le sofferenze, le angosce, le cadute dell'universo in un mondo di speranza. Nella speranza viviamo. Siamo stati salvati alla maniera della speranza. Cioè, nonostante tutto, noi possiamo ancora attendere quella conclusione della creazione così come Dio l'ha voluta e così come Dio continuamente insiste attraverso mille modi perché noi riusciamo a reintrodurre il suo disegno in questa creazione. A noi l'intelligenza, a noi la profondità di vivere questo approfondimento per vivere come grande bellezza e bontà quanto il Creatore ha messo nelle nostre mani. Forse le parole del Vangelo potrebbero sembrarci fuori luogo, stonate, come mai possibile. In una società progredita, pensare di venire incontro, di andare incontro a tutte le necessità dell'umanità e delle umanità di questo multiverso infinito. Come mai possibile pensare di andare incontro appunto con queste fantasie? Guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori dei campi. Eppure, quello che vogliono dire queste immagini stupende, questi significati espressi da tali immagini sono l'unica realtà autentica della creazione. E cioè che la creazione diventa un bene per tutti solo se davvero è un dono scambiato a tutti. L'errore, lo sappiamo bene, non sta nel cercare tutti i beni, il cibo, i vestiti, la casa. Non è questo l'errore, ma nell'astrarre tutti questi beni dal loro progetto di fondo, come se Dio non esistesse, come se il Creatore non ci fosse. Noi siamo capaci di vanificare tutto quanto ci è stato dato, ma non siamo capaci di ricreare. Per quanto si affatichi o si affanni, l'essere umano non può aggiungere un'ora sola alla sua vita. E allora l'errore vero che sconvolge tutto sta proprio quello di guardare a tutti i beni, a tutta la creazione, senza tenere conto del Padre che è nei cieli. L'unica via per liberarci dall'ansia e dall'angoscia che uccidono
è quella invece di guardare in alto e di conseguenza di condividere quello che abbiamo, come il Creatore ci insegna. L'affanno, l'angoscia, è un modo di vivere che non si addice al credente, all'uomo e alla donna che vivono di speranza. Sono soltanto l'espressione di una profonda mancanza interiore. Tutte le creature, questo vuol dire il Vangelo, tutta la creazione esiste perché tenuta nel palmo di Dio. Impariamolo anche noi. Sentiamoci vicendevolmente nel palmo di Dio. Questa è la gioia più grande. Recitiamo insieme l'antifona dopo il Vangelo. Dio regna nel suo santuario, egli che ci raccoglie nella sua casa come figli uniti e concordi, darà forza e vigore al suo popolo. Fratelli e sorelle, la speranza e l'angoscia di ogni persona umana su questa terra vogliamo presentarle ora come offerta su questo altare dell'Eucaristia, in cui riconosciamo la bellezza e la bontà del Dio Creatore, ma anche prendiamo le forze per corrispondervi adeguatamente. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, rinnovando la propria fede e il proprio volto missionario, sappia orientare ogni persona alla ricerca e all'edificazione del tuo regno. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, mettendo a disposizione di tutti le risorse del creato, promuovano il bene comune e la giustizia, fondamento della pace. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri oratori, che in questi giorni hanno iniziato la loro attività educativa alla socialità e all'integrazione delle diverse culture presenti nella nostra città, con l'aiuto e la protezione del tuo Spirito, siano davvero un cammino che edifica il Regno di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi che partecipiamo a questa assemblea eucaristica, l'appello a cercare anzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia ci sproni ad essere luce e sale del nostro ambiente di vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ascolta, o Dio che tutto puoi, le nostre suppliche e concedi benevolo il frutto della tua consueta misericordia a tutti coloro che inviti a confidare nel tuo amore di Padre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sia pace a tutti voi. Guardate, osservate,
e scoprirete il dono. Il dono custodisce un volto, il volto dell'altro. Il dono è la gioia di essere stati pensati. L'altro che ci ha pensato, dice Gesù, è Dio stesso. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Amen. Amen. E ora nello Spirito proclamiamo la nostra confessione di fede. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa. La tua azione santificatrice, o Dio vivo e vero, discenda sulle nostre offerte, e la partecipazione ai divini misteri ci asterga da ogni contagio di male e ci conduca al dono della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio.
Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo,
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e l'intero tuo popolo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Recitiamo insieme l'antifona allo spezzare del pane. Padre Santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato, che siano una cosa sola come noi lo siamo. E come Gesù ci ha insegnato, guardiamo a Dio per imparare ad essere uomini e donne di questa terra, di questo universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi e con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Recitiamo insieme l'antifona alla comunione. Gli angeli circondano adoranti l'altare e i sacerdoti consacrano il corpo e il sangue di Cristo, cantando gioiosi, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Thank you.
Preghiamo. O Padre che generosamente ci hai saziato con il pane della salvezza, libera il nostro cuore da ogni nascosta ombra di colpa e difendici dalle insidie di ogni avverso potere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Buona domenica, abbiamo iniziato solennemente il giorno del Signore. Vi auguro di condurlo nella pace e nel bene verso tutti. Giovedì sera abbiamo un incontro particolare alla vigilia della festa del Sacro Cuore di Gesù. Vogliamo ricordare tutti i morti di questa pandemia e in particolare tutti i ministri e i religiosi e religiose che ci hanno lasciato in questo periodo, proprio nella vigilia in cui festeggiamo l'amore misericordioso di Dio nel Figlio Gesù, nella sua croce, perché il nostro Dio è un Dio che vince la morte, non la cancella, vince la morte. E vogliamo confessarlo insieme con questa Eucaristia alle ore 20, qui in Duomo, con il nostro Arcivescovo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Kyrie eleison. Eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.